Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video di Hearthstone. Questa volta utilizzerò il mio deck cacciatore, è un Face Hunter e il Face Hunter ha la caratteristica di utilizzare una strategia molto particolare. Qual è? Andare sempre in faccia. E quindi questa è la lista del deck. Come potete vedere non ci sono creature epiche oppure leggendarie, difatti costerà massimo 750 dust circa se non mi sbaglio. Niente, questo deck ha come obiettivo quello praticamente di massimizzare i danni per turno. E niente, facciamoci qualche partita in classificata. Ok, eccoci qui. Questa stagione sto a livello 12, anche perché per via del lavoro, di altre cose, non mi ci sono messa molto. Il mio record attualmente è 8, 8 ranked, non so come si possa dire. E comunque sì, ne cerchiamo subito una. Vediamo chi avremo davanti. Questo deck soffre unicamente il guerriero control, se inizia bene, o anche il sacerdote, il priest. Anche se devo essere sincera, il priest non lo soffro molto. Oh, un mago. Ah sì, gioco in inglese perché oramai conosco le carte, almeno ci impariamo. Mi insegno. Come cazzo sto parlando? Conosco i nomi in inglese, quindi. E quindi è buona norma per capire cosa dicono gli inglesi, ecco. Questo si chiama Ragnaros. Wow, ok. Io metto il mio bellissimo ragnettino. Hello! Aspetta, crediti. Mamma, che brutta voce. Ok. Hello! Vediamo cosa fa. Ok, no, 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 no. Odio sto deck. Please, no, no, no. Ok. Mi canterà il deck sto tipo. Ok? E quindi che famo? Ma questo mi dà fastidio. Ma proprio tanto, tanto, tanto. Allora, vediamo se è buona norma pescare oppure andare direttamente col potere. Io direi pescare. Perlomeno con insomma due di mana. Anche se sinceramente mi dà fastidio sto fatto. Questa rischio di perdere anche perché lui ha iniziato bene. Oh wow. Ok. Un altro gnometto, non è possibile. Peschiamo di nuovo, ok, ottimo. Mettiamo queste due. Speriamo bene. Adesso me ne killerà uno, sperando che sto coso gli muoia, perché sinceramente mi dà fastidio. Mi killa ogni roba. Speriamo che non abbia il dardo, anche se dubito seriamente che la utilizzi con un 2-1. Il gufo non è arrivato, più avanti avrà sicuramente gli sputafango. Questo dovrebbe essere il cosiddetto Freeze Mage, che ha come obiettivo quello di sopravvivere fino a turno 9, no? 9, e poi a turno 10 ti killa con tutte le combo possibili e immaginabili. Ok, è andato via sto mostro. Eccellente. No, 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 lui no, please, please. Whoops. Wow, sedia. Faccio l'infamata? Sto coso dà fastidio. Via. Non so se mettere qualcosa sul campo, sinceramente. No. Ha un deck strano. Sinceramente, non so cosa possa avere. È iniziato come un deck che mi possa rallentare, poi a sti cosi che danno fastidio. Non è giusto, ne ha due in mano, non è possibile. Uno fa tanto per killarglielo e tipo ne ha un altro. Mi sembra giusto. Ok. Maledizione, peggiore. Ok. Mo' arriva il dardo sicuro come l'oro che luccica. Più la pallina. E mi killa il 2-4. Qualcosa sale a 3?
Dai, che lo sappiamo. Some No? Aspetta, Fangul. L'Arkham Golem non lo posso utilizzare. E quindi le devo arrivare al turno 6. E mi killerà pure il leone con lo sputafango. Mi sa che è un po' di roba. Attacchiamo questo. Lui è inutile che attacca, però perlomeno scende a 3, poi un ragnetto si occupa di lui. Un ragnetto, che so dire, un ragnetto più uno di loro due. Ecco. Esatto. Ciao leone. Se ti muovessi tipo. Forse il volume è un po' troppo alto. Io perlomeno quando parlo non mi sento. Quindi nel mentre. Ok. Ciao leone, è stato bello. Rimane a uno. Che babba. Era ovvio che attaccava. Fermo, fermo, non mi tocca. Ok. Grazie. Che hai? 4 di mana. Mi vuoi killare un ragnettino? I'll show them. Lo scienziato. Mi sa che io dopo passo. Che è sto coso? Ah, ok, gli è uscito dal coso. Dal portale. Sweetie. Lei? Lei? Anche lei? Poi lei? Così? E questo che faccio? Io quasi quasi lo rimango. E per il momento io sto a 28 lui a 19, mi tengo l'arco. Non ha senso. Almeno secondo me non ha senso killargli 2-2. Perché è un 2 di vita. Basta che mi schianto il mio 2-1 e glielo pulisce. Che cos'è quel coso? Questo è buggato. Una volta questo qua, se mettivi il puntatore vicino a lui, ti seguiva con lo sguardo. Adesso invece deve essere solo accarezzato. Con aggressività. Piccolino. Vedete, 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 vedete. Dai, cala altri mostri però. Mi serve un ordine di morte. Oppure che sia quella che ti copia un mostro, sinceramente, perché è un deck abbastanza veloce, ecco. Quindi lui non so se lo metterò in campo. Un 3. Ecco, ora arriva sto coso. Ora, lui c'ha pure gli ordini da me. I Death Rate, che se, sono come cazzo si chiamano, non mi ricordo. A posto. L'antri di morte, ecco. Io questo qui, sinceramente. Credo che sia brutto, cattivo. Vediamo cos'è. Non è? Cos'è? Non lo so. Non lo so. So soltanto che se mi arriva un ordine di morte è probabile che abbia vinto. Io. Che ho usato? What the fuck? Da dove esce? Ti piacerebbe che fosse morto? Ma ole! Usino! Allora, 4, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9 più 3, 12, ho vinto? Ho vinto? Ho vinto? Ho vinto? Ho vinto? Siamo in faccia. Colì. Colà. Colì. Colà. Ho vinto! Yeah! Grande pesante. Mamma mia, ci speravo proprio. Sono pure il win streak. Strack, non so come capro si dica. Questa l'abbiamo vinta. Niente. Sinceramente, direi basta così. Ho avuto troppa fortuna C. Anche perché sono troppo ansiosa di aprire questi maledetti pacchetti. Perché ho 300 gold? Ho resistito per non so quanto tempo per spacchettare? No, semplicemente ho vinto 300 gold grazie alle 1000 vittorie. Per chi non lo sapesse, chi arriva a 1000 vittorie guadagna 300 gold automaticamente. È una delle quest nascoste, quindi andiamo qui. Ho
E speriamo che mi escano leggendarie, perché da quando è uscito GVG avrò aperto tipo 32 pacchetti. Mi saranno uscite massimo 6 epiche, tutte rare, 0 leggendarie, 2 tro gold. Per farvi capire la mia sfiga, qui si faceva così se non mi sbaglio. Quanti pacchetti vuoi comprare? 3. 3, ok. Vai. Completato, finito. E apriamole. Dai, per favore, parliamo insieme. Dai, leggendaria. Finché non mi esce una leggendaria, io continuerò a aprire questi maledetti pacchetti orrendi. Perché non mi piacciono. Mi fanno tutti schifo, però. Quella è arrivata, non ci posso credere. Leggendaria, mia prima leggendaria, oddio. Ok, piano. Rara, oddio. No, comune, oddio. Sto scendo pazza. Ok, explosive ship. Oh, bello, tutti i doppioni. No, leggendaria chi è? Qualcuno, dai. Dottor Boom, solo quella che mi interessa. Poi le altre mi fanno tutte schifo. Dai. Anche il coso, il Segatron, che non mi ricordo il nome in inglese. Ballino! Ok, Bolvar diciamo che è una leggendaria che fa leggermente schifo, ecco. Però, for fun, è divertente. Finalmente la leggendaria, Bolvar. Emma puzza. Emma puzza, ok. Bolvar. Bellissimo, bellissimo come carta anche perché è una bella storia. Down, dai, altre due. Please, dopo tutta sta sfiga. Per favore. Un'altra bella carta. Un'altra bella carta. Ok, un'epica, va bene. Dai, una gol. Due, due, due epiche, che sta succedendo? Esco pazzo. Ok. Ok, tutte Mac, bella. Ho la prove prima. Quella pr la prove prima. Amblin Bob. Ok, questa mi mancava. E questa fa schifo. Bene, l'ultimo pacchetto. Dai, un'altra leggendaria perché faccio schifo e ne voglio due. Dopo un mese e mezzo, quasi due, non so quanti mesi sono passati ormai. Non c'è un cazzo. Ok. A posto, comunque la leggendaria l'abbiamo trovata. Queste non mi servono, questa già ce l'avevo. Niente ragazzi, andiamo a guardare il mio bellissimo, la mia prima, e penso sia anche l'unica perché non ne comprerò più su GVG. Mi servono le leggendarie del pacchetto normale classico, tra Alex Straza, Sylvanas, ce ne sono un sacco che mi mancano e che sono penso fondamentali per un deck, anche perché sto risparmiando, come potete notare, per acquistare le carte leggendarie per formare, non è questo, a posto, per formare un paladino midrange, quello che va tanto di moda ora e che fa figo. Quindi, dov'è la mia nuova leggendaria? 5 di mana. Morto. No, sti capperi. Eccola qui, guardatela, quanto è figa. Piccola. Guardatela. Figosa. Spoiler alert, Bolvar. Traducetelo voi, ma praticamente dovrebbe dire è stato bruciato e poi è seduto sopra un trono di ghiaccio, bla bla bla, nessuno frega. Crafting mod. Finiamola qua disincantando le carte. Quante carte doppie ne c'ho? Guardate, 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 non dico fesserie, tutte doppioni. Disincanto, via subito. 520. Per il deck del paladino mi occorrono tipo 7000 dust e ne ho già tipo 4000, quindi mi servono altre 4200 e passa. E quindi il video finisce così e alla prossima, ciao!